Ciao, grazie per aver visionato il mio video. Ti ricordo che per rimanere aggiornato ti consiglio di iscriverti al canale e attivare le notifiche tramite la relativa campanella delle notifiche. Facendo così riceverai tutte le mie ultime notizie e inclusi anche i nuovi gameplay o live. Quindi io ti ringrazio e buona visione. Ciao a tutti e ragazzi, benvenuti in questo nuovo gameplay. Quest'oggi ragazzi ci troviamo su ATS e come promesso appunto è uscito anche questo gameplay. Oggi è domenica, quindi buona domenica a tutti. Se non esce intorno, se non esce a mezzogiorno preciso, comunque sia dovrebbe uscire sempre comunque sia verso mezzogiorno, insomma. Poco più, poco meno, comunque sia dipende da molti fattori. Quindi siamo pronti subito a iniziare un viaggio. Sto registrando che sono le 2 meno un quarto di mattina. Facciamo un lavoro dipendente veloce veloce, non troppo lungo come quello che abbiamo fatto su Euro Truck Simulator 2. Quindi il minore è questo qua. Quindi Los Angeles Oxnard, 2 ore e 6 minuti. Prendiamolo subito. Non sto renderizzando il video di Euro Truck Simulator 2, per cui non dovrebbero esserci problemi con il computer. Accendiamo le luci, abbiamo un Peterbit. Ok. Charged. Trasportiamo dei monitor, mi sa. Comunque, sai che siamo pronti a partire. Molto fluido. Molto fluido. Sempre la webcam. Sempre questo software che... Aspettate che forse qui è chiuso. No, non è chiuso. Stiamo andando bene anche. Credo che era chiuso. Spero che questa sia l'uscita. Forse era quella l'uscita. Ma cacchio faccio io uscire da là? Non posso uscire, non potevo uscire da là. Era normalissima come cosa, no? Allora, no, dobbiamo andare un po' più avanti e poi dopo. C'è il semaforo. Non ho mai capito, ragazzi, se questo semaforo vale anche per chi deve svoltare o solamente per... ma credo di sì, perché comunque sia le auto vengono da destra. Non so perché i multiplayer mi hanno spinto a passare con il rosso a svoltare. Cioè se non è che è morto. Quindi appunto ero curioso di sapere questa cosa. Comunque sia qui. In questo caso non. Sì. Ok che non c'è il traffico. Oddio, poi. Traffico. Grande parola. Non c'è traffico come queste auto, insomma, sono comandate dal computer, quindi magari mi hanno suonato per dire tanto non ci sono player, passa per dire, se io gioco online, no, aspetta, qui tanto non c'è bisogno di mettere, anche se poi dovrei ugualmente mettermi sull'altra corsia. Quindi magari mi hanno suonato proprio per questa cosa, per dirmi tanto non ci sono player, allora passa, no? Io sono sempre rispettoso delle leggi, quindi non perché io gioco online e che non devo rispettare i limiti e cose del genere.
45, lasciamo sempre 10 km orari per chi deve sorpassarci, mi raccomando. Non abusiamo della velocità. Manteniamo velocità di crociera, tanto non è un problema con i camion. C'è anche il tastino apposito per bloccare la velocità. Niente, abbiamo un'altra ora e 40 di viaggio nel gioco. Le luci non ce le abbiamo. Direi che siamo in regola. Molto bella la zona americana. Dovrebbe uscire, non so ancora quando, però hanno annunciato di LC Washington, quindi la capitale. Quando esce, comunque sia nel 2019, quindi può essere che esce pure questa estate, a primavera, non so, magari per Pasqua. Ovviamente sto già pensando di prenderla, di prendere DLC, quindi anzi lo preordinerò, tanto su Instant Gaming si può fare tranquillamente. Poi se ovviamente scende di prezzo ti rimborsano, ti fanno pagare insomma un prezzo magari più alto. Dovrei essere a posto. Non so, forse dobbiamo svoltarmi, sa, eh? Direi di metterci ancora più di qua. E sì, dobbiamo avere un'uscita. Quindi appunto se cala di prezzo, comunque sia, non, diciamo da 40 a 30. Invece di 40 ti prendono 30, no? O comunque se ti ridanno i soldi. In caso appunto bisogna pagare prima, perché se si preordina di solito si paga prima, per avercelo subito. Sono felice perché comunque potrò prenderlo subito, quindi senza problemi, senza dover pensare per una volta ai soldi che magari non ho. Quindi grazie a Madiliad e grazie a Linkem finalmente potrò prendere sia giochi che DLC, espansioni, chiamatele come vi pare, in modo molto più semplice. E insomma più veloce, perché mi rimarranno molti più soldi in tasca al mese. Noi dovremmo andare per di qui, quindi prima che qualcuno si metta troppo in mezzo. Abbiamo fatto bene a metterci sull'altra corsia. Mancano 47 minuti, ragazzi. Sto giocando sempre col volante, vi ricordo, pedaliera e cambio manuale, tutto Logitech. Sono felice un po' meno perché domani dovrei andare di nuovo nella provincia, è un casino con le auto. Sanno camminare proprio, neanche le strade sono fatte bene. Tipo c'è una rotatoria con due corsie e guarda caso le persone, cioè non le persone, poi che c'è tantissimo traffico, tipo non ti danno precedenza, non ti danno nulla, cioè si vogliono più buttare dentro. E così non sanno utilizzarla e poi è fatta male perché tipo le uscite invece di due corsie come dovrebbe essere ne hanno messo solamente una, per cui tipo tutti che vanno sia a destra che a sinistra non si occupano più di due corsie, poi si arriva a un certo punto che tipo è un imbuto, capì? Non
avete più spazio per fare nulla. Comunque siamo arrivati. Ahia. C'è un blocco. Svoltiamo noi questo blocco. Allora, sì, dovevamo metterci qua. Dai, passa. Ah, spero di riuscire a passare. Adesso mi verrà a fare inoltre il giro. Ah, lì c'è. È caduto il carico. Povera persona. Camionista, il nostro collega si è sganciato il carico, ha fatto casino, beh, ha bloccato la strada con i tubi d'acciaio. Vabbè dai, siamo fortunati che c'è l'altra uscita. Andiamo sempre piano, che adesso c'è semaforo. Dobbiamo girare a sinistra. È verde. Prima di passare. Ora che è verde. Se dobbiamo aspettare il semaforo. Dovrò dare precedenza io, boh. Vedete? Si deve frenare con il cambio. Altrimenti non mi frena. Oltre ai freni bisogna utilizzare anche il cambio. L'ho scoperta a mia spesa questa. Siamo fino a mano se non scende. Magari che tengo premuto il pedale, ma. Qui c'è un passaggio a livello. Adesso dobbiamo svoltare a destra. Ci mettiamo già indicatore. Chiedo scusa se magari avreste voluto un gameplay di Minecraft, ma essendo tardi non me la sentivo di giocare a Minecraft, quindi chiedo proprio scusa, ma purtroppo quando si registra il giorno prima per il giorno dopo, io non sempre ho, come dire, la possibilità, ecco. Certe volte, ad esempio, non riesco.
Per esempio, stasera ho fatto per un'eccezione a rimanere sveglio fino a tardi, altrimenti non avrei avuto neanche voglia di rimanere. Però, detto, se non ci registro adesso, domani mattina non ci registro di certo. Dovrei iniziare un corso poi per pasticceria. Tanto si capisce che devo girare, no? Pasticceria. Però non si sa ancora quando. Devo andare solamente a fare non l'iscrizione, ma mi sembra. Vabbè, qualcos'altro, insomma, della regione sempre si tratta. Io devo entrare qui dentro. Me ne vengo, ma fare sta roba. Però tutta la strada. Allora, andiamo per di qua, come al solito. Siamo veramente lunghi comunque questo carico. Oh, un compaccio. Oh, finalmente un po' di larghezza. Questa America, finalmente adesso la riconosco. Bel parcheggio largo, i nostri carichi. Allora adesso dobbiamo sempre fare il giro così. E approfittiamo che tipo non c'è nessuno. Giriamo subito perché sennò si blocca. E poi dopo parcheggiamo in retromarcia. Che è la cosa più semplice. Vai. Comunque sia, quando inizierò il corso vorrei riprovare di nuovo ad andare con i mezzi pubblici nella provincia perché svolgerà lì. Poi da lì andrò a piedi fino alla scuola di formazione con il laboratorio di cucina. Benissimo. Fresco d'estate, caldo d'inverno. Altro che le scuole pubbliche. Andiamo un attimo avanti. Si è spento. Ce la fa. Amico, tutto dritto? Mi dichi, eh? Lì che sono dritto, non stia lì a guardare senza aiutarmi. Io sono bravissimo in Europa. Poi arrivo qui in America e faccio le figuracce. Oh, finalmente siamo dritti. Che dovremmo farcela.
mi deciderò a dire chi è dritto. Dai, dritto. Perfetto. Consegniamoci e saludiamo. 20 minuti, 10 minuti in meno dell'Europa. Eccellente. Vabbè ragazzi, vi ringrazio per la visione, vi ricordo di lasciare un like, un commento e iscrivervi. Noi ci becchiamo domani con i gameplay di For Honor. Dovrebbero uscire tre gameplay, li ho già pronti. Sono solo da editare e caricare. Non credo che il finale uscirà domani stesso, comunque sia vedrò di portarlo entro martedì comunque. Quindi ragazzi, vi ringrazio per la visione e vi saluto. Ciao ciao. Oppala.